Un convegno particolarmente importante si sta svolgendo nel Palazzo Municipale della città di Caltagirone dal 31 gennaio al 1 febbraio del corrente anno, attorno al tema la riforma dei poteri regionali e locali per riconciliare cittadini e istituzioni. Organizzato dalla Fondazione Luigi Sturzo di Caltagirone, al convegno stanno partecipando moltissimi esponenti del mondo politico, istituzionale, culturale, regionale. Sono con il professore Eugenio Cuccione dell'Università di Palermo, studioso di Luigi Sturzo emerito, col quale vorrei un confronto attraverso questo tema che è proposto alla città di Caltagirone, ma soprattutto alla regione siciliana nei suoi quadri istituzionali per verificare esattamente cosa sta a significare la riforma dei poteri. Tra l'altro, professore, il titolo La riforma dei poteri regionali per riconciliare cittadini e istituzioni, quasi a simboleggiare che una conciliazione si è rotta. Certo, si è rotta, specialmente se ci rifacciamo al pensiero sturziano, non c'è stata mai. Sturzo voleva una collaborazione abbastanza attiva tra istituzioni e cittadini. Non per niente, per esempio, nel progettare quello che per lui doveva essere e dovrebbe essere ancora l'ente locale, metteva come pilastro fondamentale il referendum nella sua triplice funzione di consultivo, abrogativo e deliberativo. Insomma, sono questi momenti molto importanti perché ci consentono di fare una riflessione su quello che Sturzo teoricamente ebbe a dire, ma che mise in pratica proprio qui a Caltagirone, perché rimane tuttora un esempio vivo quello di Caltagirone, va bene, amministrato da Sturzo, perché Sturzo cercò di realizzare in tutti i modi quello che era il suo pensiero. Se aggiungiamo a questo anche al referendum, Sturzo riteneva come altro pilastro dell'ente locale l'autonomia, aggiungeva anche per esempio il sistema proporzionale affinché ci fosse un'adeguata rappresentanza dei cittadini, delle categorie al Consiglio Comunale. Se tutte queste cose in certo qual modo ci si è sforzati lungo tanti anni di realizzare, purtroppo non si è fatto nello spirito sturziano perché poi sono prevalse, va bene, il particolare, potremmo dire, va bene, che non ha consentito più di raggiungere il bene comune. Oggi ci troviamo in una situazione nazionale veramente penosa perché gli enti locali, purtroppo nella loro stragrande maggioranza, non sono sfuggiti da quello che è uno dei punti da Sturzo sin da allora criticato, cioè la corruzione, insomma una delle male bestie che lui vedeva come soffocante la vita dei comuni, la vita degli enti locali in genere. Quando si parla di enti locali si parla ovviamente di comune, di provincia, di regione, almeno nel pensiero sturziano. Professore, da qualunque angolo noi visioniamo la crisi regionale, sembra non esserci una via d'uscita. La crisi è talmente vasta che i cittadini quasi hanno rinunciato a credere nella regione siciliana. Dobbiamo ricominciare da capo oppure quale altra riflessione lei suggerisce? Io penso che ci sia proprio la necessità di azzerare, di ricominciare da capo, perché noi stiamo constatando che tutta una serie di uomini, va bene, quanto all'impatto con la regione siciliana, fallisce, finisce per come sappiamo purtroppo, sono finiti i precedenti a questo Presidente del Consiglio e come questo si trova anche in brutte acque, perché in effetti tutto ciò che sta proponendo, va bene, si dice che non ha neanche una concezione organica di quella che è la politica, di quella che è la regione, motivo per cui oltre alla corruzione che si aggiunge, da lui magari messa in evidenza, c'è un impatto con un immobilismo che non si riesce a smontare, che non si riesce assolutamente a superare. Ci salverà, usando una frase latina, un Deus ex machina o il popolo? Ma deve essere il popolo. Nella concezione sturziana, se noi dobbiamo rimanere fedeli al pensiero di Sturzo, deve essere il popolo con la sua partecipazione, però non una partecipazione gridata, una partecipazione sconnessa, ma una partecipazione attiva, consapevole, cosciente, insomma, che quello che si vuole è il bene comune, cioè il bene di tutti. Un'ultima riflessione, professore, non la trattengo oltre, sull'attualità, quello che è accaduto alla regione siciliana a proposito dell'intervento del commissario dello Stato che di fatto ha azzerato il bilancio regionale. Cosa ne pensa?
Ma guardi, penso che il commissario dello Stato abbia fatto il suo dovere, però se dall'altra parte quello che è venuto fuori come necessità di istituire o di ripristinare, perché è stata soltanto sospesa l'alta corte regionale siciliana, sarebbe ancora qui un ritorno a Sturzo e dunque un qualche cosa che darebbe un contributo positivo allo sviluppo stesso della regione. Ringrazio professore. Altro intervento particolarmente interessante di questo convegno è quello della professoressa Moraci dell'Università di Reggio Calabria, dove insegna architettura all'interno dell'Ateneo Calabro. Professoressa, il suo intervento, da quello che abbiamo appurato in giro, è stato particolarmente efficace e si è incentrato naturalmente sui nuovi poteri che possono essere adottati per superare questa crisi che apparentemente sembra irrisolvibile delle regioni, particolarmente quelle del Mezzogiorno. Guardi, io credo che innanzitutto una riforma di tipo costituzionale, che ovviamente anche in Sicilia ha una ragion d'essere, che riguarda le città metropolitane, va ben oltre la metodologia di confinazione la quale sostanzialmente è circoscritta. La città metropolitana nasce perché ha un rango e delle funzioni particolari, ma perché è un sistema organizzativo di un'area metropolitana e quindi di rapporti relazionali di tipo economico. Ecco perché la città diventa l'organizzazione funzionale. Noi purtroppo siamo in totale assenza di alcuni di questi fattori. Quindi la riforma della confinazione a città metropolitana, senza pensare alla città nelle modalità con cui questa possa costruire i propri fattori di metropolizzazione, secondo me è uno dei problemi fondamentali. In che senso dico questo? Io probabilmente per il mestiere che faccio sono un urbanista, quando sento parlare, quando leggo una legge, una modifica, un disegno di legge, penso immediatamente alla spazializzazione di questi effetti, perché è chiaro che che uno dei fallimenti, o perlomeno l'interpretazione distorta del principio di sussidiarietà, è stato il rapporto di un eccessivo egoismo, forse municipale, passatemi il termine, rispetto a quella cooperazione gerarchica tra pianificazioni prevalenti e interessi prevalenti. Cosa significa questo? Significa che ovviamente è mancata la dimensione dell'adeguatezza affinché determinate politiche e determinati servizi a scala di area bassa avessero una ragion d'essere. Quindi è chiaro che va riformata la logica, o quantomeno l'approccio alla logica. È anche evidente, stamattina è stato sintetizzato anche dagli organizzatori del convegno, che necessita un modo nuovo per porsi in un dialogo tra città e città d'Europa, perché le nostre città metropolitane sono anche città d'Europa metropolitane. Quindi il dialogo che noi dobbiamo affrontare non è tutto all'interno della nazione, non è tutto all'interno della regione Sicilia. Noi dobbiamo essere città metropolitane capaci di competere in Europa, perché l'Europa alle città, alle aree urbane, dà la sfida della costruzione dello spazio europeo e quindi la capacità di essere città nodi di servizi in uno spazio europeo. Qual è la debolezza? La debolezza è innanzitutto fare un gioco di squadra, tutto il meridione, per la definizione di nuove aggregazioni urbane e territoriali che possono garantire un sistema sinergico di trasporti, di energia, di immaterialità, che sono la dimensione che nessun disegno di legge può percepire, ma che è la dimensione reale verso cui le città vanno. Quindi noi dobbiamo affrontare il problema con gli strumenti nuovi che dobbiamo mettere a punto. Non possiamo affrontare il problema delle città e della costruzione delle città metropolitane pensando sempre a strumenti vecchi. E per quanto riguarda le altre aree territoriali, liberi consorzi, che sono contenuti all'interno della riforma che è proposta, che sta viaggiando all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, cosa ne pensa? Guardi, intanto lo statuto della regione siciliana fa riferimento ai liberi consorzi, quindi l'attuazione è d'obbligo. Nel disegno di legge che viene proposto, paradossalmente diventano nove consorzi
più 3 città metropolitane, quindi da 9 province passiamo a 13 entità intermedie, quindi sostanzialmente se la logica era esatto, quindi bisogna forse rivedere ovviamente dal punto di vista dell'impatto economico, qualora la logica fosse stata appunto quella della spending review. Ma io ritengo che oltre agli investimenti che possono essere, quindi ai costi diciamo, dei progetti di legge in questi termini, forse dobbiamo pensare quali sono le ricadute, ma pensando sul lungo periodo, nel senso che cosa vogliamo fare delle nostre città. Le città la logica con cui si affronta la politica urbana non è più quella logica con cui la si affrontava nel secolo scorso, perché le città producono dell'economia urbana, sono al centro delle grandi economie, l'80% della popolazione mondiale risiede nelle città e le città occupano il 5-6% della superficie del nostro globo, quindi evidentemente c'è qualche cosa che sarà un fascino, sarà un'organizzazione, sarà quant'altro, però sicuramente la città ha un ruolo nell'economia, ma la città è intesa in modo diverso, è una città ampia, è una città territorio, è una città regione e su questo progetto a mio avviso bisogna lavorare in termini innovativi e probabilmente anche con una logica un po' più di piattaforma. Lei ha detto che bisogna lavorare attorno a questi progetti, perché queste riflessioni che lei ci sta porgendo raramente diventano oggetto di confronto tra le forze politiche che spesso e volentieri su altri problemi indugiano? Perché guardi, su questo particolare problema ritengo per esempio che se io in questo momento dovessi lavorare a una riforma di questo genere in Sicilia dovrei parimenti lavorare alla riforma urbanistica. Cioè ci deve essere un corrispettivo tra un'impostazione come dire amministrativa che abbia una ricaduta territoriale, perché contemporaneamente devo rivedere l'assetto territoriale e quindi le funzioni, lo stato di diritto. Ricordiamoci che l'urbanistica si poggia sul diritto urbanistico amministrativo, quindi voglio dire ci sono delle scollature di fondo. Io mi rendo conto che i giuristi hanno dei nodi molto importanti da superare, però è pur vero che bisogna anche sperimentare. Tra l'altro io presenterò il progetto, cioè presenterò uno dei miei studi, se oggi ne avrò il tempo, che fa riferimento appunto all'area dello Stretto, non come un problema di Messina e di Reggio Calabria, non come un problema delle Sicilie, ma come un problema d'Europa, perché lo Stretto di Messina è uno stretto d'Europa. Non si può pensare che ci sia un vuoto di natura trasportistico, ma di infrastrutturazione forte. Quindi la Sicilia non può pensare di avere un ruolo nel meridione se non si tira dietro Messina, lo Stretto e se non si tira dietro è il sud nel sistema paese, perché del resto il sistema paese si sta organizzando con piattaforme, come dire, piattaforme territoriali all'interno delle quali ci sono più città, più servizi e più cittadini.